la critica d'arte della seconda parte della presentazione. Io sia il giornalista amico Luca, che siamo fra amici e quindi ricercare non tanto la perfezione, perché il perfetto lasciamo, trattenervi più del dovuto. Lascio la parola al mio socio Giuseppe Pennisi. Di tante persone che hanno molto da dire. Pago è un progetto ormai ventennale. Questa sera presentiamo un uomo che voi conoscete. Significa creare, significa costruire, significa edificare qualcosa. Allora Cartago si è allontanata dagli strappatori. Responsabilità di sentire cosa hanno da dire le persone. Perché quello che abbiamo da dire in realtà simbolicamente è più importante di ciò che si pensa. Geniale. E secondo voi un libro viene fuori da fatti a caso? Cartago ha sottolineato questo discorso e lo fa sia con i libri a cui andare verso. Chiudo dicendo che io nessuno mi toglierà dalla mente questo, io assisto all'arte ormai da 20 anni. Probabilmente meno. Noi andiamo totalmente all'opposto rispetto a questa dimensione. Distribuito in tutta Italia, anche perché stasera siamo in un'arena. Dico che era qui perché è affascinato dalla Sicilia, dall'Etna e da Catania. Ha detto: dammi tutte le notizie possibili perché io devo fare una ricerca, voglio capire come siete. Ecco, una delle cose che gli offrirò. Dicevo, è bene spiegare anche come nasce questa raccolta. Un insieme di testi che possiamo vivere quotidianamente. Io, da lettrice, penso sempre che la lettura sia uno strumento veramente che arricchisce tanto. Cose bellissime su di me. Avete creato una grande aspettativa. Allora, intanto grazie a tutti per essere venuti. Giustamente le persone hanno bisogno di riferimenti chiari, perché sennò poi gli fai antipatia, no? Sembri un tuttologo, ed è questa la cosa che io odio, quindi io effettivamente. Il microfono vicino alla bocca. Mi sentite? Ok. Allora, dopo devo riprendere. Due e non due. Benedetta sia la dea che concede il ritrovarsi. Dal tuo mare ho visto nascere le mie stesse onde, frequenze vergini che in mezzo al caos soltanto io riesco a percepire, spazi interminabili e inconosciuti in cui solo l'orizzonte è la nostra casa. Mai con te vorrò fermarmi, e questa è una promessa. Mai attecchiranno le malerbe figlie dei compromessi, e questa è una certezza, poiché te stessa riconosci riflessa sul mio volto, ed il mio volto ritrovo intatto nei tuoi occhi. Unica entità, unica essenza, unico sesso al di là dell'apparenza. Essere due e non due, essere tutto e niente. Fecondami ancora della mia stessa linfa e bevi sempre dalla tua stessa acqua. Amore. Scorsi ad ignorare il cielo e i suoi discorsi rivolti all'uomo per mezzo dei colori. Povero me, inesplorato cielo, hai la forza del grande sole che lo placcò di un oro balenante. La luna e mille polveri d'argento, nel firmamento affisse al manto nero, mi raccontate che dormivo. Mia stoltezza, non lo conobbi avvolgermi di bianco.
stasera, stanco, mi sono seduto e attendo una parola. Gentile un nuovo cielo, caldo sulle mie mani, vuol dirmi che domani saprò trovarlo ancora. Stasera questo cielo paterno m'accarezza e nella brezza di gioia forse o forse di rimpianto piange il mio cuore accanto al nuovo suo colore. Grazie.